Benvenuti a VTTG, le buone notizie dal territorio. Ritorna all'Humanitas di Rozzano Sorrisi in Rosa, la seconda edizione della mostra libro che racconta la storia, i pensieri, le confidenze e i sogni di 12 donne che hanno sconfitto il tumore al seno. Il progetto nasce da un'idea di tre valsesiane doc: Luisa Morniroli, fotografa, Cristina Barberis Negra, scrittrice, e Caterina Spriano, che ha creato le sciarpe. Dalla Valsesia, in provincia di Vercelli, un messaggio di speranza per tutte le donne italiane. Sorrisi in Rosa è innanzitutto frutto di una amicizia nata in un momento di difficoltà, ma che si è trasformata in qualcosa di veramente bello per altre donne. Io ho conosciuto Luisa quando dovevo attraversare un percorso di malattia e l'ho conosciuta come fotografa tramite un'amica. Ed è venuta a farmi delle fotografie per farmi capire che quello che mi stava accadendo poi un giorno l'avrei affrontato col sorriso. Il sorriso è proprio il centro di questo progetto in cui Luisa mi ha coinvolto, e perché secondo noi è fondamentale mettere della energia positiva in un'esperienza così difficile. Prima da attraversarla, quindi pensando che le cose devono andare bene, quindi con anche il sorriso della speranza, e poi dopo averla attraversata come passaggio di testimone a donne che devono attraversare di nuovo per la prima volta un'esperienza come questa. Oggi sono veramente felicissima perché abbiamo fatto, io e Cristina abbiamo portato avanti questo progetto. Già l'anno scorso è stata un'esperienza unica, bellissima, e avere l'opportunità anche quest'anno di rifarla con altre donne, altri sorrisi, è stato veramente una cosa che ci riempie il cuore. Non pensavamo di avere così tanto riscontro ed è stata una cosa veramente bellissima poter con i nostri sorrisi aiutare le donne che in questo momento sono malate di tumore al seno e fare appunto un po' da conforto e appunto aiutarle nel superare questo momento brutto che stanno attraversando. Siamo riusciti a strappare Caterina alle sue bimbe, perché adesso è impossibile trovarla in giro da sola, e quindi senza Sofia e Celeste al seguito, anzi si staranno già lamentando perché è ora della pappa, però deve assolutamente parlare del simbolo del nostro progetto, quindi dell'altro simbolo che è la sciarpa che ci accomuna tutte e che quest'anno è stata anche distribuita grazie a Simona Camarda di Humanitas e l'ufficio stampa di Humanitas, a diverse blogger e influencer e addirittura all'artista Bianca Azzei, e quindi il nostro simbolo sta facendo un po' il giro del web, sicuramente speriamo il giro del mondo. E Caterina è l'autrice di questo simbolo, e quindi le facciamo un po' parlare di questo oltre che del suo sogno. Sì, allora questo simbolo che abbiamo deciso di fare l'abbiamo riproposto nuovamente quest'anno con le ragazze nuove, cambiando nuovamente i modelli, e filo conduttore ovviamente è sempre rosa. È tutto per questo appuntamento con VTTG. Le buone notizie dal territorio ritornano alla prossima.